안녕하세요. Ben trovati. Oggi noi faremo stufato di pollo e baccalà. Si chiama tak bukeojjin. Vediamo gli ingredienti. 800 g di pollo, un baccalà, 10 datteri cinesi, qualche foglia di alga, 5 peperoncini secchi e un uovo. Per la salsa, 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di estratto di acciughe, 2 cucchiai di sciroppo dolcificante, 3 cucchiai di cipollotto tritato, 1 cucchiaio di aglio tritato, 1 cucchiaio di zucchero, 3 cucchiaio di vino bianco, 1 cucchiaio di olio di sesamo, 1 cucchiaio di semi di sesamo tritato e mezzo cucchiaio di pepe. Infine 2 bicchieri d'acqua. Prepariamo il pollo. Tagliamo in pezzi non tanto grandi. Ora prepariamo baccalà. Tagliamo in pezzi 5 cm. Ora noi prepariamo la salsa. 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di estratto di acciughe, 1 cucchiaio di aglio tritato, 3 cucchiai di cipollotto tritato, 2 cucchiai di sciroppo dolcificante, 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaio di semi di sesamo tritato, 1 cucchiaio di olio di sesamo, mezzo cucchiaio di pepe, infine 2 bicchieri d'acqua. Adesso noi cuociamo il pollo in padella con 2 cucchiai di olio di girasole e peperoncini secchi. Dopo 5 minuti aggiungo vino bianco. Lasciamo ancora 5 minuti, dopo mettiamo la salsa, baccalà e datteri. Ora noi mettiamo la salsa e poi anche baccalà e datteri. Con coperchio a fuoco medio per 20 minuti. Ora noi mettiamo le alghe, ancora 5 minuti, dopo girare bene ogni tanto. Ora facciamo l'uovo separando tuorlo e albume. Ora cuociamo in padella un po' di olio. Bene. Ora tagliamo l'uovo per decorazione. Adesso il pollo pronto, spegniamo, poi serviamo sul piatto. Il nostro stufato è pronto. Vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima. 감사합니다.